Farmacia Mangiolino, dottoressa Antonia, via Cesare Battisti 155 a Mola di Bari. Telefono 080 473 10 35. Mi fa piacere di rivedere costantemente. Analisi infanzia, dermocosmesi, fitoterapia, omeopatia protesica, sanitaria, celiachia, diabete. Fare l'amore. Farmacia Mangiolino, dottoressa Antonia, via Cesare Battisti 155 a Mola di Bari. Il telefono 080 473 10 35. Ma che piacere all'improvviso, accendo piano il tuo sorriso. Impresa Edile Chimienti. Dal 1993 l'esperienza dell'impresa Edile Chimienti è al servizio della clientela per lavori edili di ogni tipo. Ristrutturazioni, costruzioni, edificazioni di volte a botte, a stella e a vela, in pietra o in tufo, secondo tecniche di antichissima tradizione. Un'impresa d'eccellenza sia nella ricostruzione e ristrutturazione, sia nell'edificazione di immobili civili, industriali e rurali. L'impresa Edile Chimienti è a Mola di Bari, in via Canudo 47, telefono 080 47 46 415. Massimo Bianco, che è capo redattore di TG Norba, con cui anche se da breve tempo si è instaurata una profonda e cordiale amicizia, che sono certo è il preludio a un lungo cammino che potremo condividere insieme. Sarà il dottor Bianco a presentare i nostri relatori e fin da adesso, siccome devo andare via prima, ringrazio della presenza il sindaco che ci ha voluto onorare appunto della partecipazione a questo momento. Con me ci risediamo alla fine. Allora, buonasera a tutti. Vedo che c'è un clima familiare, molto familiare. Devo subito dare seguito a quello che diceva padre Giuseppe. Io effettivamente ho scoperto una realtà che non conoscevo se non attraverso le cronache giornalistiche, l'informazione, e questa realtà si chiama Città dei Ragazzi, guidata da un frate che mi ha colpito particolarmente per la sua capacità sociale oltre che religiosa, e infatti con lui stiamo instaurando un bel rapporto che deve essere di crescita di questo centro. E devo ringraziare anche il sindaco di Mola, perché ho riscontrato a Mola una bellissima comunità che con la solidarietà va veramente d'accordo. Io farei un applauso a Mola per la solidarietà che avete già sentito, è stato già annunciato, perché la Città dei Ragazzi si arricchisce di una apparecchiatura che diversi anni fa era, come dire, molto ricercata, adesso sta diventando sempre più diffusa. E il tema che ci siamo dati, perché dico, racconto anche le cose che stanno dietro le quinte, che sono sempre le più curiose, che ci siamo dati con padre Giuseppe, quando insieme con la casa del donatore, padre Giuseppe e l'Aris, abbiamo organizzato questo evento. E devo dire, ahimè, lo faccio e lo dico anche, non lo dovrei dire, ma è necessario che venga detto, grazie ad un amico che si muove dietro a questi defibrillatori, e questo si chiama Rocco Affatato, che facciamo un applauso a Rocco, che sta animando questo filone di aiuto per rianimare la vita, perché con padre Giuseppe abbiamo voluto dare questo titolo a questo momento. Rianimare la vita, che è una metafora in realtà, è una metafora per, come dire, per raccontare questo avvenimento, ma è anche, rianimare la vita è una realtà che si
consuma giorno per giorno in questa città di ragazzi, in questa comunità di frontiera. Diciamo che avremo due aspetti per quanto riguarda questa serata: un aspetto squisitamente sanitario con la donazione del defibrillatore e un aspetto più sociale, più morale. Infatti le conclusioni di questo incontro sono affidate a padre Giuseppe De Stefano. Io stamattina leggevo sulla Repubblica che mi ha colpito particolarmente, cioè mi ha colpito un articolo, adesso non ricordo il mio collega che l'ha scritto, ma sul risentimento, cioè per, come dire, per rianimare la vita la comunità di frontiera è sicuramente il posto ideale, però ognuno di noi per rianimare la vita deve, e quindi vengo all'articolo, deve abbattere il risentimento. Cioè a livello sociale il risentimento è diffuso in maniera assoluta a tutti i livelli, a livello politico, a livello sociale, a livello professionale, a tutti i livelli. Allora l'articolista puntava ad abbattere questo risentimento e, elencando le cause del risentimento, che è chiaramente un malessere, tra l'altro elencava anche questa eccessiva voglia di fare carriera, di avere successo. Allora questo fare successo a tutti i costi porta anche spesso a delle delusioni, perché non spesso, non sempre si può arrivare all'obiettivo che uno si prefigge, no? E quindi si rimane piegati su se stessi e quindi c'è il risentimento che poi si sfoga spesso in odio, in astio, e quindi in una mancanza di una vita serena, quindi è quello che blocca, diciamo, la possibilità di rianimare la vita. Questa voglia di successo, che voglio dire, il risentimento è sempre esistito, no? Storicamente il risentimento è esistito, ma prima c'erano delle specie di banche, no? Che regolavano il flusso del risentimento. E queste banche erano la Chiesa, queste banche erano per esempio il Partito Comunista, il Partito Socialista, che raccoglieva tutte quelle che erano le rabbie della gente. Le rabbie, e poi piano piano le regolava, illudendo la gente che c'era un futuro migliore, perché voglio dire, il Partito Comunista pensava a quella che poteva essere la rivoluzione. Per cui la gente arrabbiata, pensando che ci doveva essere un futuro, quindi una rivoluzione, si placava e viveva serenamente. Adesso più purtroppo queste cose non esistono più, ma non perché non esiste più la Chiesa, non esistono più i partiti. Esiste una società al quale daremo subito la parola, perché so che deve correre da un'altra parte. Ci sarebbe dovuto essere il dottor Montanaro, che è il direttore generale della ASL, che mai è sostituito in maniera eccezionale, aggiungo io, dal dottor Vincenzo De Filippis, che è il direttore risk manager dell'ASL di Bari. E poi non c'è il presidente Avis Puglia, il dottor Ruggero Fiore, ma viene solidamente rappresentato da un'altra istituzione di Mola di Bari, che è il presidente della Casa del Donatore, che rappresenta anche l'Avis. Poi abbiamo il dottor Antonio Di Bello, che è direttore del 718, e la dottoressa, che ci siamo già incontrati in quel di Trigiano, grazie tanto a Rocco Patato che organizza, la dottoressa Franca Enrico, che è la coordinatrice della formazione ASL Bari. Dopo un breve saluto da tutte le persone che vi ho appena elencato, ci sarà anche una dimostrazione dell'uso del defibrillatore, le conclusioni molto attese di padre Giuseppe e poi la consegna del defibrillatore. E poi ci andiamo a vedere la partita, perché stasera ce l'ha. Adesso però non mi voglio fare un altro pistolotto sul calcio per l'Italia, lo rimandiamo ad un'altra volta. Benissimo, allora sindaco, a lei la parola. Sì, buonasera, sarò breve sicuramente, perché altrimenti non mi interessate. Allora, il mio intervento, insomma, è solo per avere, per portare il saluto a tutti voi presenti, sicuramente il mio personale e dell'intera comunità morese, ma tutti gli altri relatori presenti questa sera. Prima si parlava, ecco, della comunità morese, no? È generosa.
Beh, diciamo che la comunità molise sì, è generosa, è attenta e soprattutto con la comunità frontiera, insomma, c'è un buon rapporto, sicuramente, un rapporto che va ulteriormente coltivato perché tanto viene fatto grazie, alla loro generosità, no? Perché molte volte si pensa che si dona, no? Qualcosa, si fa qualcosa per, in questo caso, per la comunità frontiera, il caso di Cetto, ma in realtà sono i molisi che traggono vantaggio, no? E quindi della serie che si riceve più di quello che si dona, ecco perché poi, ecco, la comunità molise è davvero vicina. E per questo dico grazie a Padre Giuseppe per tutto quanto fa per i nostri giovani, non solo molisi, ma di fatto neanche degli altri comuni hanno vicino. Per cui la comunità molise porta questa sera un saluto, le istituzioni anche, le istituzioni del comune, l'amministrazione, anche il consiglio comunale, per questa legge. L'Avis, ecco, consentitemi un ringraziamento speciale anche all'Avis, che è sempre presente quando parlavamo, si parlava della comunità che è generosa e attenta. L'Avis ne è un esempio, è davvero grazie all'Avis che si può fare tanto. Questa sera è una sempre un'azione, insomma, che viene di questo utile strumento. Per cui davvero possiamo dirci comunità quando avviene questo. E noi il percorso che dobbiamo fare, anche da amministratori, è tendere a diventare sempre più comunità e non un paese anonimo, un cittadino anonimo. Questo è lo sforzo, non è facile sicuramente, ma ci dobbiamo impegnare in questo senso. E credo che il percorso avviato, il percorso si può fare, questa sera abbiamo un esempio che ringrazio tutti quanti. Di fatto contribuiscono a questo progetto. Grazie a voi tutti e buon lavoro, vi invito a votare. Grazie sindaco per aver riuscito con me. E adesso la parola al dottor Vincenzo De Filippis. Prima di tutto il saluto del direttore generale dell'ASL Bari, che mi è dispiaciuto molto perché voleva essere presente per poter manifestare l'interesse dell'intera ASL di Bari per questo tipo di iniziative, soprattutto poter far sentire sia la comunità frontiera ma soprattutto all'Avis della casa del donatore la gratitudine della sanità pubblica verso la cosiddetta sanità del volontariato. Non dobbiamo mai dimenticare che la sanità pubblica è una parte della sanità, il resto è fatto dal cuore della gente, dalla capacità di condividere. La Costituzione repubblicana, che dobbiamo difendere con i denti, all'articolo 2 dice in maniera molto chiara che la Repubblica si fonda sulla solidarietà tra i propri soggetti, sia aggregati che singoli. E non c'è un'altra forma di essere insieme. Tutti voi ricordate il motto scaturito da quel 14 luglio del 1789, libertà, fraternità e uguaglianza. Beh, la libertà è un diritto, la uguaglianza è una tensione, ma la fraternità non può nascere per una legge o per una norma, ma solo dal sentire, dal cuore della gente. La rivoluzione francese è incompiuta e resterà tale nella misura in cui gli uomini non avranno la capacità di convertirsi al senso della solidarietà e della condivisione della vita comune, della strada comune da percorrere. In ogni caso, la Costituzione ha recepito, grazie ai gang dei padri costituzionali eccezionali, uomini che venivano da quelle esperienze che tu Massimo ben raccontavi, a cui non è strano il mondo cattolico, che con la carta di Camaldo ne rappresenta le radici, e proprio sull'articolo 2 si fonda la legittimità dell'articolo 32 della Costituzione, cioè quella del diritto alla salute. Ed è fondamentale questo. L'articolo 2 viene prima del 32. Se non c'è una solidarietà non è possibile avere una sanità pubblica efficiente, efficace, soprattutto per i meravigliosi, come la Costituzione recita in maniera molto chiara.
perché il ricco ti può curarsi bene ovunque, ma il povero no, non può che curarsi qua in questa terra e non può che usufruire di una sanità pubblica che tenda ad essere migliore, ma che troppo, dice la Corte Costituzionale, che il diritto alla salute è un diritto economicamente condizionato, significa che fino a un certo punto, ma non oggi. E quando vi parlo di prestazioni che sono tagliate, non sono più fruibili, è legato al fatto che non ci sono risorse, non ci sono più risorse, né è possibile tassare in maniera ulteriore. Allora veramente c'è da sentirsi fratelli e di cercare di poter rendere migliore il cammino della vita. È certamente un momento difficile per la nostra nazione, un momento anche di tensione, di ripresa, di idealità che si stanno rinnovando o riscoprendo. Sicuramente è un momento di transizione, ma è anche vero che anche in una notte buia come questa ci sono dei segni forti, come nella notte sappiamo vedere le stelle, siamo anche certi che quelle stelle andranno scomparendo nella misura in cui tutto e uno di noi sarà capace di creare un'aurora nuova, un giorno nuovo per tutti. Però è necessario come di tutto che si interessa, come quello tuo, padre Giuseppe, come quello degli amici dell'Ave, della casa del donatore, degli amici tanti che siete qua, nella capacità di voler dare parte del proprio tempo perché altri stiano bene, stiano meglio. Laddove non è in grado assolutamente la ASL, il pubblico, lo Stato, la Regione, il Comune di arrivare. Allora dico che a me che gestisco il rischio clinico di tutta la ASL, quindi 1.300.000 abitanti, devo dire che sarebbe impossibile, e lo dico con Antonio Ribello che veramente fa cose straordinarie insieme ai suoi collaboratori col 118, garantendo un'emergenza che sarebbe ingestibile se non ci fosse uno spirito di abnegazione anche da parte dei dirigenti medici, degli infermieri, degli autisti, dei barellieri, di tutti. Cioè uno spirito di andare oltre quello che è dovuto col cartellino da entrare sul mare. Anche noi, anche la ASA, anche gli operatori che stanno, che lavorano nella nostra struttura del pubblico, credono in quell'articolo 2 della Costituzione e ci mettono il cuore, la passione nel cercare di essere vicini alla gente e di risolvere i loro problemi, indipendentemente dal contratto di lavoro bloccato da altri 10 anni, indipendentemente dalle chiusure, dalle restrizioni di personale. Allora dico che siamo un popolo unico, un cuore unico, nella misura in cui nessuno sfugge a questo senso di voler condividere il proprio tempo con gli altri, la propria ricchezza, sia materiale che spirituale. L'attenzione che abbiamo fatto a questo incontro di oggi è stata particolarmente centrata e effettivamente questa voglia che abbiamo sempre di emergere, scusate, io lo dico anche se faccio televisione, e forse anche la televisione ha le sue responsabilità, ma questa voglia di apparire. C'era un altro articolo oggi sulla Stampa, incredibile, era praticamente i grandi giocatori, parlavamo prima della partita di calcio, i grandi giocatori, no? Che fanno tipo Messi, grandi, e poi si ritrovano nello spogliatoio, c'era questo articolo che c'era questa bellissima cosa, e a un certo punto avevano fatto una grande partita e stavano lì al termine ed erano seduti perché si dovevano cambiare, ritornare alla vita civile, ed erano tutti col telefonino in mano, no? E nessuno purtroppo, ha messo nulla sul telefono, non è successo. Loro praticamente sono diventati nulla. Sono diventati nulla perché su Facebook non c'era un cenno al loro successo. Il grande giocatore, quello che muove le masse, quello che fa impazzire la gente, quello per cui si scrive, si versano centinaia di milioni, solo perché Facebook non ha dato un cenno al suo successo, è praticamente un uomo morto. Allora, questa voglia sempre di apparire, ci sono delle responsabilità, a me lo metto in prima persona, perché noi facciamo televisione, la cosa, la voglia di apparire diventa, forse anche lo stesso giornalista è un po' vanesio, per carità, non voglio dire diversamente, ma questa eccessiva esposizione mediatica che ci condiziona a tutti quanti, a tutti,
cioè è una cosa incredibile, perché significa essere morti, di raggiungere quei pochi minuti di notorietà che spesso portano invece al voto assoluto, quando quei minuti possono essere utilizzati diversamente, mettendo da parte quella che è l'individualità e pensando ai, come dire, alla società che ha purtroppo, devo dire, diversi piani. Il Vincenzo De Filippis, al quale io diciamo non posso che dargli del tu, perché ci conosciamo da parecchio tempo e mi ha anche colpito per le sue parole e soprattutto anche per la difesa del pubblico. Spesso su noi giornalisti fannulloni, cartellino che non si timbra, cartellino, ma penso che tutte le professioni devono avere una passione, ma quella del medico, dell'operatore sanitario, qualche cosa di più la deve avere. Quest'estate, sotto l'aspetto climatico, spero calda per tutti, perché l'estate stenta ad arrivare. Sotto l'aspetto dell'assistenza sanitaria, e io ovviamente mi riferisco al settore che mi riguarda, cioè dell'emergenza urgenza, avremo difficoltà, ma con lo spirito di aggregazione, con la voglia sempre di essere in prima linea, sono convinto che anche quest'anno ce la faremo. Colgo l'occasione, prendendo un po' spunto da quello che ha detto il dottor De Filippis, a quale mi associo al 100%, che quella notizia comparsa sugli organi di stampa, e cioè che 10 milioni di italiani ormai rinunciano a farsi curare, fa male, è un pugno nello stomaco, soprattutto per chi in 30 anni ci ha creduto veramente nel pubblico. Quindi, senza piangersi addosso, fare drammi da appendice, io dico che ognuno di noi nel proprio ruolo si deve rimboccare le maniche e diventare di più, perché questa è l'unica maniera per garantire l'assistenza sanitaria. Quindi, ritornando a bomba adesso sull'argomento che è tema di questa serata, il debito della terra, io ovviamente lo spazio maggiore lo lascerò a dottor Servito, che magnificamente illustrerà l'uso e i motivi per i quali questo benedetto defibrillatore viene utilizzato. Io faccio soltanto un accenno molto così in generale. Noi sappiamo che cosa significa, perché un po' per sentito per cronaca, un po' perché purtroppo qualcuno ha dovuto assistere a una morte improvvisa, questo è uno strumento salva vita. Significa che se viene usato in maniera adeguata, in maniera tempestiva, senza nessuna paura, senza nessun timore, si riesce a recuperare una vita umana. La morte improvvisa, più delle volte, è una morte cardiaca legata a curve del ritmo gravi, che sono la fibrillazione del titolare e la tachicardia del titolare senza polso. È chiaro che il paziente che incontra queste punte terribili del ritmo perde coscienza, quindi chiunque deve saper riconoscere un paziente che non ha più coscienza, non ha polso, non ha attività respiratoria spontanea. Deve saper fare le manovre di rianimazione cardiopulmonare e quindi deve anche imparare ad usare il defibrillatore. Mettere il defibrillatore, così come le normative ormai europee ci impongono giustamente, un po' da presa del sangue, della ripresa del sangue, della raccolta. Allora, come funzionano queste associazioni? Per esempio, a Mola, come va il vostro lavoro? Parla delle mie parti. Sì, a Mola abbiamo fatto un amico banco, le amici dell'anno, abbiamo fatto un atto che diciamo, di funzionare almeno per le nostre persone, quello di mettere insieme quattro associazioni sotto un unico sito, che è la casa di una cura, che vuole essere la casa della solidarietà e dico anche dell'umiltà, perché gente umile che si aggrega per fare qualcosa per il prossimo. Noi ci dobbiamo fare per quanto riguarda l'aiuto ai malati bisognosi, che può essere una semplice donazione del sangue, la donazione degli organi, la donazione del midollo osseo. Ma la cosa bella che noi siamo riusciti a creare, e da un anno ringrazio di nuovo Marco Fanizza, Bruno Magnifico e tutti gli altri volontari che sono stati sempre vicini con noi,
perché ci siamo riusciti finalmente ad andare sotto l'unica bandiera, sotto la bandiera della solidarietà. Quindi una bandiera che vuole aggregare tutti i cittadini verso i più bisognosi. Noi l'estate aumentiamo ancora di più i nostri sforzi, perché è venuto i medici che hanno fatto manine, che l'estate purtroppo aumenta il bisogno di sangue, perché aumentano purtroppo gli incidenti, diminuiscono le donazioni e quindi il sistema sanitario va in affanno. Il compito delle associazioni dei volontari di sangue è quello appunto di aggregare quante più persone verso questo problema. Come? Attraverso numerose manifestazioni che portano il sempre il cittadino. Noi ricordiamo che per donare sangue non ci vuole morte, bisogna avere dai 18 ai 65 anni, pensare almeno 50 kg ed essere in buona salute. Quindi aggregare tante più persone verso questo problema, cioè a donare un po' di sangue, perdere 5 minuti del proprio tempo per salvare una vita. A Mola, grazie a questa, alla casa del donatore, possiamo essere orgogliosi che, contrariamente a quello che sta succedendo nel tuo paese, abbiamo un'inversione di trend. Cioè noi addirittura siamo invasi ogni 15 giorni che facciamo donazione da donatore. Noi riusciamo a raccogliere per ogni giornata una media che va dai 40 alle 60 mila di sangue, che non sono poche. Quindi riusciamo a raccogliere, sappiamo che anche 65 unità abbiamo raccolto. Con la pazienza di tanti donatori, perché purtroppo i tempi di attesa non sono brevi, però a parte di salvare una vita si porta in grande condizione. Quindi la casa del donatore vuole essere appunto questo, vuole lanciare questo messaggio. E la donazione a Padre Giuseppe, la comunità frontiera, la Cella dei Ragazzi, a cui noi siamo molto vicini, gli interferi da solo, rientra proprio nel campo del nostro scopo, cioè quello di essere solidari a 360 gradi, offrendo tutto quello che possiamo alla cittadinanza di Tolmino. Ricordiamo che noi abbiamo anche attivo da 4 anni un servizio di taxi sociale gratuito per gli ultra settantenni e le persone portatori di handicap, attraverso i quali i nostri volontari, io li ringrazio in persona ancora di cuore perché lo fanno in maniera assolutamente gratuita, accompagnano dal proprio domicilio a luoghi delle proprie esigenze, può essere una visita rieducativa, può essere la spesa di supermercato, può essere l'acquisto di un farmaco, può essere l'accompagnamento dell'associazione insieme, dei ragazzi dell'associazione insieme, di questa mondiale e così via. Queste persone che altrimenti, specialmente in condizioni di disagio familiare, non avrebbero la possibilità di muoversi. Noi l'anno scorso abbiamo accompagnato, questo è banale, la cosa però lo volevo sottolineare, che la festa della Madonna, la festa patronale, abbiamo accompagnato una persona che non usciva di casa da più di 10 anni, non vedeva la festa. Quindi lui è nella sigla, è stato così felice di poter vedere la festa dopo tanti anni. Noi siamo stati contenti per lui. Quindi, quando la situazione a livello di Lucidano, che ringrazio per la collaborazione continua che ci forniscono, abbiamo un altro obiettivo, quello di fornire anche qui a Mola di un'altra ambulanza per il trasporto di malati, un obiettivo un po' diciamo arduo della gente, però come abbiamo fatto con la casa del donatore, che in un anno abbiamo, grazie alla collaborazione di tutti, attraverso noi abbiamo messo in vendita dei tasselli nominativi che stiamo affiggendo lungo le pareti della casa. Il tassello del costo di 10 euro, li abbiamo al momento venduti 2.800, con un mutuo che abbiamo acceso presso la banca, siamo riusciti a fare questa bellissima opera completamente nuova, abbiamo fatto tutto nuovo, è un'opera che ci viene di orgoglio e che sarà uno dei primi centri tradizionali completamente gestito dall'associazione. Ma vuole iniziare perché sono stato ospite domenica scorsa dalla casa di donatore e ho visto le cose interessanti, sono anche delle novità che fa un po' di tornare. Noi con l'aiuto speriamo della regione Puglia, con attraverso le corsi del portato di abilitazione degli infermieri, noi vogliamo fare come succede al nord, dove sono le associazioni che gestiscono direttamente la raccolta attraverso dei propri centri tradizionali. E il nostro centro, che è regolamento autorizzato dalla Regione Puglia, è pronto per poter fare questo, cioè raccogliere in maniera autonoma il sangue che poi noi andremo a consegnare. Noi siamo agganciati alla banca del sangue del Politico di Bari, quindi dobbiamo consegnare presso la banca del sangue del Politico di Bari, così avviene, così come avviene in Nord Italia. Un progetto ambizioso, però in cui noi ci crediamo. Grazie per quello che fate.
40, adesso ci rispostiamo sul defibrillatore. Dottoressa Enrico, una prima cosa, prima ti dicerà benissimo come ha fatto, l'ho visto personalmente al liceo di Brigiano, è stata bravissima. E voglio chiedere, è passato del tempo dal famoso episodio di Orsini, del famoso giocatore di calcio che, no, che morì perché mancava il defibrillatore in campo, ed è stata praticamente una, diciamo, un aspetto, una notizia che con tutta la sua, tutto il suo aspetto pratico in realtà ha smosso qualche cosa, perché è iniziata poi una cultura del defibrillatore. Dai tempi di Morosini ad oggi, in Puglia, in particolare il territorio che mi riguarda, a Bari, in provincia di Bari, l'uso del defibrillatore, ce ne sono tanti, ci sono tutti i posti, per esempio nel mio paese, visto la nostra strada, è venuto notevolmente in discorso. Buonasera a tutti. Allora, sì, questa sensibilità per fortuna è andata molto avanti, noi ci siamo fatti promotori, come tutte le scuole di formazione, proprio del far riconoscere la fotografia col video che non per farlo. E per quanto riguarda i defibrillatori, sì, sono da tantissime parti, fortunatamente, non così come dovrebbe essere ancora, però in via sicuramente di sistemare tutto quanto. La cosa importante è che la formazione sta prendendo gran peso, al di là di quello che facciamo noi, nel senso che come altri, come centro di formazione dell'emergenza che facciamo promotori, sicuramente molto viene richiesto proprio dalle associazioni, dalle scuole. E Trigiano, ne parlavamo prima, sicuramente è stata una bellissima organizzazione, ma da lì è venuto un input grandissimo per un liceo di Gela del Colle, dove ha formato forse 500-600 ragazzi. È stato bellissimo lavorare con loro. Noi quando parliamo di arresto cardiaco veramente abbiamo anche una certa difficoltà, no? Perché parliamo a giovani, a ragazzi e diciamo si parla di morte. In realtà noi non parliamo assolutamente di morte. E quella parola e quello slogan che loro oggi hanno preso, rianimare la vita, è proprio quello che ci rappresenta. Perché noi troviamo un paziente in arresto cardiaco e quello vedete successivamente, e scusatemi, io sono qui come scuola di formazione, ma qua ci stanno tutti gli istruttori della scuola di formazione della Silvari, quindi sono una piccolissima parte perché siamo veramente tanti, e quindi dice cosa ci interessiamo? Di promuovere la rianimazione cardiopolmonare e l'uso del defibrillatore. Molto spesso quello che diciamo noi,